Amiche e amici, buongiorno. Altra trasmissione oggi a Radio Catalan. Naturalmente non poteva mancare questa cornice di belle signore qui al mio fianco. Naturalmente si tratta di tre insegnanti professoresse che fanno parte dell'equipe formativa per quanto riguarda il territorio della Sardegna. Quindi a livello regionale sono quelle che sono le ispiratrici, ma soprattutto quelle che danno supporto e garanzia a quelle che sono le fasi di studio a livello tecnico, scientifico e quant'altro. Naturalmente oggi sono qui per spiegarci quella che è la loro competenza in questo ambito e quindi le presento subito. Alla mia sinistra Costantina Cosu, che appunto già conoscete in quanto algherese insegnante qui all'Istituto Scientifico Enrico Fermi di Alghero. Poi abbiamo Simonetta Falchi, invece insegnante di inglese di Sassari, e quindi all'estrema destra, direi, permettimi appunto questo diciamo vocabolo così, Caterina Ortu, insegnante di lettere, che è di Siniscola ma insegna negli istituti di Porto Torres, qui per diciamo parlare effettivamente di questo che il vostro compito a livello regionale. Chi è che vuole iniziare quindi a spiegare di che cosa si tratta effettivamente? Io posso cominciare e poi magari continuano le colleghe. Noi facciamo parte di un gruppo di 120 docenti. Siamo stati selezionati fra circa 1500 docenti a livello nazionale e abbiamo la funzione di attuare quelle che sono le azioni del Piano Nazionale Scuola Digitale. Noi diamo supporto sia in presenza che a distanza alle scuole, ai docenti, agli alunni, diciamo diamo una spinta, aiutiamo nell'innovazione delle scuole, questa è la nostra funzione. Quindi siete coloro che creano le progettualità e quindi le fanno attuare oppure inquadrate quello che sono i settori dove si deve intervenire? Noi prima di tutto, ci tengo a dire, siamo quattro nella regione Sardegna e siamo coordinati dall'ufficio scolastico regionale e il nostro tutto, il coordinamento è dato dalla professoressa Narita Vizzari. La nostra funzione è quella di monitorare lo stato attuale delle cose, di vedere, insomma, le scuole hanno già compilato una sorta di monitoraggio, quindi noi dall'analisi del monitoraggio ci rendiamo conto di quali sono le loro esigenze e cerchiamo, sempre coordinate dall'ufficio scolastico regionale, di attuare un piano di intervento in relazione a quelle che sono le esigenze delle scuole. Può essere un intervento a distanza, un intervento a presenza, dipende. Ecco. Insomma, perché ogni scuola è diversa dall'altra, ha esigenze differenti. E noi stessi siamo differenti come professionalità e tutti insieme ci integriamo in relazione all'offerta, noi cerchiamo di proporre insomma delle soluzioni. Bene, e allora quali sono gli interventi che maggiormente sentite di approcciare, soprattutto di verificare e naturalmente portare a compimento? Quali sono esattamente i momenti di criticità che la scuola nella regione Sardegna sta vivendo oggi? Allora, abbiamo notato che ci sono due diversi livelli di velocità, diciamo, tra i docenti. Ci sono dei docenti che vorrebbero utilizzare le nuove tecnologie perché ne sentono parlare, però hanno paura perché magari pensano che gli alunni sono i nativi digitali, ne sanno molto più di noi e quindi non riusciranno mai a essere alla loro altezza e non hanno neanche il coraggio di accendere la LIM. Invece poi c'è un altro gruppo di docenti che ha un livello molto più avanzato e quindi cerca di utilizzare le tecnologie in continuazione in classe, utilizzano anche realtà aumentata, realtà virtuale e loro diciamo avrebbero bisogno di una formazione avanzatissima mentre gli altri vorrebbero una formazione di base. Quindi noi per il momento stiamo partendo dalla formazione di base e abbiamo organizzato dei corsi già al Paglietti, sta per partire, poi partirà qua a Alghero al Fermi e poi un altro al Liceo Spano. Ecco, vi chiedo di gli acronimi di poterli spiegare in modo tale che coloro che magari ci stanno seguendo riescano a percepire subito di che cosa si tratta. Naturalmente continuo e mi chiedo, ma effettivamente c'è nella scuola oggi due velocità, le possiamo chiamare così, un corpo docente magari che ha una determinata anzianità e parlo anche di età
è un corpo docente più giovane che invece è più portato a impiegare quelle tecnologie? Non direi no. C'è la predisposizione o la volontà del docente, è legato alle Tecniche, assolutamente. Questo è molto importante. Talvolta succede che è proprio l'età che fa deviare determinate persone ad accettare o meno quello che è ormai l'evoluzione tecnologica. Invece, non è detto, perché ci sono, Tina, un esempio, docente anche quasi vicino. Non scopriamo l'età, non scopriamo con tanti anni di esperienza che hanno invece la voglia di mettersi in gioco e di provare le nuove tecnologie. Certo, quindi faccio mia colpa, non è questione di età, ma volontà. Ecco, ci sono insegnanti che hanno la volontà quindi di intraprendere quella che è il progresso, quella che è la nuova tecnologia che ci si presenta e quindi la portano avanti. Ci sono altri che invece non vanno tanto d'accordo. Così? Io vorrei dire una cosa, però noi diciamo sempre che l'innovazione è legata alle nuove tecnologie, è legata anche alle nuove tecnologie. Innovazione può essere anche un modo nuovo di approcciarsi alla classe usando magari delle tecniche di cooperative learning oppure delle tecniche dove diciamo, si impara insieme, certo. Si collabora nell'attività in classe, quindi non per forza occorre, per poter diciamo essere innovativi, un ausilio informatico, occorre anche una visione un pochettino lungimirante, un modo di vedere, cioè non più una lezione frontale fine a se stessa, ma una lezione in cui si cerca proprio l'interazione con l'alunno. Assolutamente. Io vorrei aggiungere un altro aspetto che è un tema che mi è molto caro, che è il tema anche dell'inclusione. Quindi attraverso il digitale è possibile attuare una vera inclusione in classe, quindi con attività di gruppo con l'ausilio del digitale, delle metodologie legate al digitale e quindi creare delle unità di apprendimento universali, quindi non delle unità di apprendimento che seguono una linea per i cosiddetti, diciamo così, normali e poi una programmazione differenziata invece per chi ha delle difficoltà, eccetera. Ma attraverso il digitale è possibile creare delle unità di apprendimento universali che vanno bene per tutti, abbattere quelle che sono le barriere, così come si fa per le barriere architettoniche nella città per le persone con disabilità, si possono abbattere le barriere dell'apprendimento, nell'ambiente di apprendimento. Quindi nell'ambiente di apprendimento, grazie anche alle nuove tecnologie, certamente. Certamente. Ecco, abbiamo l'insegnante di inglese, forse vorrebbe parlare in inglese. Allora, mi chiedo, ma quali sono oggi, come oggi, le criticità degli istituti nell'affrontare quelle che sono le nuove tecnologie? Le criticità sono... Ma vuoi parlare tu? Chiunque può rispondere. Le criticità sono il fatto... Io direi... Permettimi, Costantina, io vorrei essere in questo momento l'insegnante che sta facendo un'interrogazione collettiva. Quindi lascio a voi il modo di esprimersi, chi vuole possono intervenire. Possono essere anche il fatto nella... Io parlo sempre di innovazione, perché io posso avere un'aula bellissima, dal punto di vista un'aula informatica bellissima. Magari penso ancora che l'informatica sia una materia fine a se stessa, come si faceva un tempo, matematica e informatica, e a volte non si vede, diciamo, nell'evoluzione, oggi come oggi l'informatica è una materia trasversale per tutte le discipline, quindi non è che per forza l'insegnante deve avere una laurea in ingegneria, una laurea in matematica o fisica o in scienze, cose varie. Qualunque disciplina, prova ne sia Caterina o la collega d'inglese, che nonostante siano, diciamo, appartengano a quella che è la sfera letterale o la sfera linguistica vera e propria, sono competenti nelle nuove tecnologie, tant'è vero che sono state selezionate, come la sottoscritta e l'altra collega che in questo momento è assente per motivi di salute. Abbiamo proprio è un esempio lampante del fatto come le nuove tecnologie, diciamo, siano trasversali, interessano tutte le discipline, in tutte le discipline si possono applicare. Quindi la criticità, io vorrei però aggiungere, purtroppo non tutte le scuole si sono dotate
della connessione veloce, delle lavagne digitali, oppure magari sono lavagne digitali, non hanno avuto una manutenzione corretta, e quindi purtroppo problema, cioè a volte c'è proprio il problema del setting tecnologico all'interno delle classi. Sì. Ho capito. Per quanto riguarda, ti interrompo, mi rivolgo a Simonetta, per quanto riguarda invece la vostra formazione, questa equipe, naturalmente è un'equipe che dovrà appunto verificare quelle che sono le varie situazioni in ambito regionale. Sì, noi ci spostiamo in tutta la Sardegna e stiamo cercando innanzitutto di verificare all'inizio tramite semplicemente un form, un modulo che stanno compilando, certo, i vari animatori digitali online, e ci danno le prime informazioni. Dopodiché noi interverremo nelle loro scuole a richiesta, non è che siamo degli ispettori che vanno a fare delle spie del ministero. No, noi andiamo lì solo per aiutare quando richiesto, magari sollecitiamo, anche ci presentiamo, diciamo siamo noi, quando volete noi veniamo, ecco, e cerchiamo di vedere di cosa hanno bisogno, dopodiché gli forniamo quello di cui hanno bisogno. Per esempio siamo andati a fornire delle consulenze per una scuola che doveva attrezzare un laboratorio, e quindi siamo andati a vedere l'aula che avevano a disposizione, dopodiché gli abbiamo dato delle idee su quello che poteva essere messo dentro, che potevano essere sia i computer, però dicevano: ma perché nella progettazione ci dicono non mettete i computer fissi, mettete i computer portatili, che differenza c'è? La differenza c'è che col computer portatile per esempio posso fare un lavoro cooperativo spostando i portatili da un posto all'altro, oppure i portatili me li sposto da una classe all'altra, non necessariamente li lascio lì dentro, e in quell'aula posso fare contemporaneamente una lezione col laboratorio di scienze nuovo che ho comprato, con delle piccole stazioni meteo che mi rilevano la temperatura dell'aria, l'umidità, che per i bambini, i ragazzini delle medie sono cose molto interessanti. Ho capito, quindi tornando a noi, parlando sempre, sempre e comunque, mi chiedo, la vostra situazione quindi è monitorare quello che è tutto l'apparato scolastico regionale. Stiamo parlando sempre di istituti superiori. Non solo. Tutti gli ordini, tutti, dalla materna. Dalla materna, quindi siete... Scuola dell'infanzia, è cambiata. Quindi, siete proprio, anche se... siamo insegnanti di scuola superiori, però siete noi... dei supervisori, nel senso che intervenite dove c'è da intervenire. Ma mi chiedo, avete una sede vostra personale, oppure proprio perché usate la tecnica del digitale, quindi le nuove tecnologie, ognuna lavora dalla propria casa, dalla propria abitazione o proprio dal proprio istituto scolastico e verifica, e quindi siete sempre in comunicazione? Allora, noi siamo stati esonerati dall'insegnamento, però restiamo titolari nella nostra scuola in titolarità. Abbiamo lì l'ufficio, quindi abbiamo l'ufficio nella nostra scuola, io per esempio l'ufficio liceo di Porto Torres dell'Istituto Paglietti, e da lì sentiamo per telefono, o anche faremo anche dei webinar online. Webinar, vogliamo spiegare quelle che sono le tecnologie? Sono delle conferenze fatte attraverso web. Oppure le scuole che hanno compilato il modulo, che ci contattano anche attraverso il nostro sito, abbiamo un sito delle equipe della Sardegna, ci contattano e ci chiamano per andare direttamente nelle loro scuole per fare corsi di formazione per i docenti, oppure anche laboratori con gli studenti. Per esempio adesso abbiamo, oppure abbiamo chiesto alle scuole di dare la disponibilità per organizzare dei corsi di formazione, invitare quindi tutte noi quattro eventualmente, aperti anche ad altre scuole del territorio. Per esempio adesso il 13 di febbraio parte il corso all'Istituto Paglietti, al liceo di Porto Torres, e abbiamo aperto questo corso anche a docenti della Sardegna. Naturalmente mi state aprendo sempre un mondo più ampio, dove io posso penetrare nel farvi domande, soprattutto che risultano poi delle curiosità. Quindi il vostro rapporto non è soltanto con gli insegnanti che appunto portano avanti quelle che sono le classiche materie quotidianamente nelle proprie classi, ma anche a livello dirigenziale affrontate discorsi con i dirigenti o no?
Per forza, noi ci dobbiamo relazionare con i dirigenti, certo. Come ci relazioniamo con l'ufficio scolastico regionale, come ci relazioniamo a Roma. Non è che ogni nostra azione è coordinata e controllata. Il coordinamento parte dall'alto, ma anche il coordinamento fra di noi. Certo. Non è che ognuno di noi decide. Decidiamo sempre. Non intendevo questo. Aggiungerei una cosa. Oltre a questo, io la nostra funzione è anche più ampia, perché se noi dobbiamo favorire l'attuazione di quelle che sono le azioni del Piano Nazionale Digitale, andiamo anche su sfere più allargate. Ad esempio, cerchiamo di incentivare anche le STEM, cioè le materie scientifiche e tecnologiche, anche che siano le ragazze, oltre a fare altre cose. Quindi proprio a stimolare alunni, stimolare i docenti, ma innovare totalmente la scuola. Quindi cerchiamo di coinvolgere un po' tutti quelli che sono gli attori che vivono in una comunità che è quella scolastica. Naturalmente non è che possiamo andare, sia ben chiaro, scuola per scuola. Noi vediamo le esigenze di più scuole, le raccordiamo, le vediamo insieme e cerchiamo magari un luogo fisico dove poter soddisfare le esigenze di più scuole che afferiscono in quel territorio. Quando dovete fare qualche, diciamo, conferenza, soprattutto per illustrare determinate situazioni, partecipate tutte e quattro nella stessa conferenza, oppure ognuno ha i propri canali? Naturalmente, se per esempio ci sono più eventi dove magari una di voi è impegnata in un determinato paese dove c'è un istituto che necessita di informazione sempre inerente la vostra attività, siete sempre tutte e quattro assieme, oppure ognuna? No, non siamo tutte e quattro assieme, cioè a volte riusciamo ad essere tutte e quattro assieme, a volte non è possibile, perché magari come l'ultima volta che eravamo ad un seminario a Cagliari durante l'Orienta Job, non è stato possibile esserci tutti e quattro, perché la collega Falchi Simonetta era impegnata in un'attività a Sassari e un'altra collega era impegnata in un'attività a Nuoro, sempre legata a quello che è il Piano Nazionale Scuola Digitale. Stavano promuovendo e facendo attività relativi al premio Piano Scuola Digitale. Quindi dove è possibile andiamo tutti e quattro, dove non è possibile e ci dividiamo, perché la Sardegna o qualunque territorio, certo, ha bisogno proprio in quel momento di noi come figure in certo, perché quando si parla di equipe certe volte si pensa anche a quella che è una squadra, giustamente, che va in trasferta, naturalmente sia in quattro sia in dieci e ci si fa tutti assieme. Invece in questo caso mi stai ad esempio nei corsi, ci saranno il corso che comincia al Paglietto, il corso che comincerà a Sassari, al Marconi, allo Spano, e il corso che comincerà al liceo scientifico. Siamo nel corso, ci siamo tutti e quattro, ma non tutti e quattro lo stesso giorno collaboriamo. Ad esempio, saranno due docenti un giorno, due un altro, anche perché perfettamente dobbiamo avere il tempo e la possibilità di collaborare con i docenti che partecipano al corso a seconda di quelle che sono le nostre competenze. E allora, oggi come oggi, quali sono esattamente i momenti più importanti per portare ancora quella che è il momento della scuola attuale? Che cosa si intravede per il prossimo futuro? Io penso che la scuola stia veramente vivendo un bel periodo, anche se ci pagano troppo poco, anche se si investe troppo poco nella scuola, lo dobbiamo dire, nel senso che se ci fosse un nuovo piano di investimenti per delle nuove reti wifi più potenti, sicuramente tutti gli istituti se ne gioverebbero. Se ci fossero degli incentivi per i docenti che seguono i nostri corsi, se li pagassero per venire, secondo me qualcuno in più verrebbe, anche se va detto che abbiamo fatto il tutto esaurito in un paio di giorni per ogni iniziativa che abbiamo creato. Quando abbiamo fatto il corso, abbiamo fatto un giorno un seminario all'università insieme alla facoltà di ex lingue, cioè il Dumas di adesso, il Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali, hanno organizzato un corso per docenti di area linguistica, quindi inglese, spagnolo, tedesco, ma anche italiano. E in quel corso in due giorni abbiamo esaurito tutti i posti, e così è stato anche per gli altri corsi che stiamo attivando adesso, e anche per ieri sera abbiamo lanciato un corso residenziale che si terrà qui ad Alghero il 6, 7 e 8 marzo,
E praticamente stamattina avevamo quasi finito i posti, sono rimasti credo 3-4 posti per le medie, se volete sbrigarvi, per il resto quindi, mi sa che li abbiamo finiti tutti. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che c'è proprio esigenza di formazione, sì. I colleghi vogliono formarsi, non è che non vogliono formarsi, e vogliono trovare diciamo i corsi adeguati e veramente utili alla loro formazione, cioè non è che un docente va e frequenta un corso solo per frequentarlo, deve trovare delle motivazioni che possono essere anche didattiche. Ma io volevo aggiungere una cosa molto importante. Però, scusa, volevo interrompere. E allora capisco che questi corsi vengono fatti extraorario scolastico. Sì. Per i docenti sì, perché vengono fatti di pomeriggio, a meno che non si organizzino magari delle attività all'università, per esempio di mattina, sì. E quindi i docenti che hanno partecipato hanno chiesto l'autorizzazione. Io volevo aggiungere anche un'altra cosa, sempre riguardo all'esigenza dei docenti e al tutto esaurito. Il fatto che, nelle nostre iniziative, il fatto che noi siamo anche delle insegnanti, questo che lavoriamo nella scuola, questo è un valore aggiunto, diciamo così, nella nostra iniziativa, perché noi conosciamo, sappiamo, abbiamo lavorato nelle classi, sappiamo quali sono le esigenze, le difficoltà, le problematiche che possono sorgere all'interno di una classe. Certo. E quindi noi presentiamo delle cose che sono spendibili immediatamente all'interno della classe, quindi delle attività che possono essere... Sulla base svolte, della vostra esperienza di insegnamento... Perché abbiamo anche sperimentato noi nelle assolutamente, nostre classi. Assolutamente, chiara, non è una normale. Cosa... Certo, diciamo certo. Virtuale che ti arriva così dall'alto, anche se, magari da un se usiamo il virtuale. Sì, vabbè, okay. Da un formatore che magari non certo. Ha esperienza nelle classi. Noi abbiamo l'esperienza nelle classi, certo. Sappiamo quali sono i problemi di un insegnante durante il lavoro quotidiano, anche senza risorse, perché purtroppo in Sardegna ci troviamo, come diceva Caterina all'inizio, delle scuole dove hanno difficoltà anche ad avere la rete, quindi a un minimo, il minimo del collegamento, e scuole altamente avanzate, dove l'innovazione è pane quotidiano. Ci sono queste realtà, certo. E delle realtà intermedie, quindi la gamma è proprio varia. Assolutamente. Stavi aggiungendo un qualcosa che io ti ho interrotto, volevi toccare qualche punto. Volevo toccare questo punto, che noi facciamo, veniamo incontro, facciamo il possibile, però purtroppo la realtà è questa, è una realtà, come si può dire, a macchia di leopardo a livello della regione Sardegna, quindi troviamo delle zone come può essere Sassari e quelli che sono i cosiddetti PON, questi progetti di allora, come viene progetti sono progetti che si avvalgono di fondi comunitari, comunitari, ma non è solo sì. Quello. Diciamo che l'Europa, l'Italia, insomma, ha investito tantissimo sul digitale. Quindi in questi ultimi anni le scuole che vogliono hanno avuto tante possibilità, sia di accedere a dei PON per acquistare beni strumentali, per rinnovare la scuola, per rinnovare i laboratori, e anche, oppure diciamo, fare domanda in quello che è il Piano Nazionale Scuola Digitale relativo all'innovazione della strumentazione, oltre che alla formazione. Quindi le occasioni ci sono state. Ci sono scuole che hanno proprio saputo cogliere l'attimo, come si dice, e innovarsi veramente. E scuole che, non avendo tempo, perché anche le scuole sono oberate di lavoro, il personale è sempre più scarso, anche a livello amministrativo, e quindi magari non sono riusciti o a presentare un PON, oppure veramente a innovare le scuole. Ma a questo punto mi chiedo, ma non è che proprio perché c'è quell'insegnante che è più sveglio di qualche altro, è più esperto di qualche altro, riesce subito a prendere in mano quella che è la situazione di una progettualità di questo naturalmente livello tecnologico, e quindi riesce prima di un altro ad arrivare a queste situazioni e sfrutta il momento? Esatto, sì. Ma infatti il nostro ruolo è anche quello, è anche aiutare. Quello di aiutare le scuole nella progettualità, quindi fare progetti anche per accedere ai fondi comunitari, ai fondi europei, per innovare, per fare formazione e altro. Perché gli investimenti ci sono. Ecco, gli investimenti ci sono, ma bisogna saperli chiedere. Certo, e allora chiedo, ci sono da parte di insegnanti determinati docenti che si informano, che fanno ricerche, che studiano come fare, come non fare, poi a chi si rivolgono? Si rivolgono al proprio dirigente del plesso scolastico di cui appartengono per richiedere determinate situazioni, per un rinnovamento dei laboratori, di apparecchiature, robe. Poi che cosa succede?
Io dico solamente che un insegnante da solo non può fare niente. Certo, però... Nelle scuole normalmente c'è un'equipe di docenti che si interessano di queste cose e neanche l'equipe da solo non può fare niente, perché si deve raccordare, è il dirigente il responsabile di tutto, e dopo si deve raccordare con l'apparato di segreteria, perché se non c'è la collaborazione di tutti il progetto non può andare avanti, perché ognuno lavora con le proprie competenze. L'insegnante, il team di insegnanti può avere le idee, può fare il progetto, lo concorda con il dirigente, ma l'attuazione, per poter attuare il tutto ci deve essere la collaborazione del DSGA e del personale amministrativo della scuola. Assolutamente, però altrimenti... talvolta tanti passaggi sono quelli che creano la burocrazia, e quindi i tempi si dilatano, che a tal punto che qualcuno, magari qualche istituto, arriva prima di un altro a diciamo prendere quella che è la sua progettualità, e quindi di rinnovare i propri laboratori, le proprie strutture. È possibile una situazione del genere? È possibile, anzi è proprio così, nel senso che sono quegli istituti dove il DSGA, cioè la vecchia segretaria, diciamo, oppure il dirigente, rimangono a fare le ore piccole tutta la notte. Ecco, e ci sono poi quelli del team digitale o del team dei progetti che lavorano gratis oltre l'orario di lavoro, perché dice sì, è vero, però c'è la parte di progettazione, sì, ma la parte di progettazione ti danno, che ne so, 300 euro a fronte di 2 mesi d'estate che tu ti sei giocato completamente luglio e agosto, e poi quindi lo fai per la scuola, ecco, certo. Lo fanno per amore della scuola, e sono tante le scuole dove i dirigenti e le DSGA si fanno a pezzi per la scuola, proprio per migliorare quella che è la propria, sì, la propria situazione. Adesso sono al Pellegrini e hanno non so quanti più progetti in mano, e questo di Alghero per esempio l'hanno organizzato loro, e lì perché c'è la volontà anche della segretaria di rimanere oltre l'orario di lavoro, anche se ci rimette i soldi. Perché? Perché vuole promuovere la scuola, perché il nostro istituto agrario ormai l'ha preso il cuore, anche l'IPIA, e lei vuole portare avanti questo discorso e pensa che siano scuole che giustamente non devono morire, e non si deve pensare che siccome un istituto agrario devo fare il contadino, quindi non mi serve niente, loro passano veramente le serate, cioè letteralmente, certo. Ieri sera alle 9 mi è arrivato il messaggio della DSGA dicendo: sono andata a vedere i locali dove faremo quest'altro progetto, cosa dici, ti piacciono? Mi ha mandato le foto. Bene, noi ci fermiamo un momento, prendiamo un po' quelle che sono le nostre risorse per affrontare poi quella che è la seconda parte di questa trasmissione, soprattutto di questa chiacchierata, per scoprire queste novità, per cui mi trovo anche sprovvisto io in fatto di informazione di queste equipe territoriale, formativa territoriale della Sardegna, naturalmente riguardante tutti i docenti e naturalmente tutti i dirigenti degli istituti appunto sparsi nella nostra regione. Per il momento ci fermiamo, un piccolo e breve intermezzo musicale, poi riprendiamo per la seconda parte. Allora, linea alla regia.
Bene, siamo rientrati in studio per la seconda parte con tre insegnanti docenti che fanno parte dell'equipe formativa territoriale della Regione Sardegna. Per non sbagliare, io ho scaricato queste responsabilità. Naturalmente si tratta di Costantina Cossu, o naturalmente Simonetta Falchi e Caterina Ortu. Stavamo parlando di quelle che sono tante, tante problematiche che ormai si vivono in quelle che sono le scuole della Sardegna, e naturalmente queste quattro insegnanti, manca una di loro che per motivi di salute non è potuta essere presente oggi, si interessano di quella che è l'alta tecnologia, io direi, per quanto riguarda questi istituti sparsi nella nostra regione. Abbiamo parlato un po' più o meno di tutto, però mi piacerebbe sempre comunque insistere in questa situazione, anche se io sono poco informato, perché non appartenendo al mondo scolastico, giustamente, non è che sia cosa di tutti i giorni nel vivere quotidiano. E allora chi meglio di loro, che vivono quotidianamente all'interno degli istituti, portano a galla quelle che sono le situazioni. E naturalmente si parlava di tante, tante progettualità che ormai la nostra nazione, con la regione e soprattutto con i fondi europei, ci dà l'opportunità di migliorare sempre, non soltanto strutture, laboratori, ma anche la formazione dell'insegnamento, e aiuta proprio nell'alta tecnologia ad affrontare quelle che sono la professionalità poi dello studente che si avvia a intraprendere la strada delle università per formarsi. Detto questo, ho parlato sin troppo. Costantina, volevi allora parlare di che cosa? Io volevo prima di tutto parlare della collega che non c'è, okay. Alessia Cocco, che è un ingegnere informatico e insegna all'Istituto Istruzione Superiore a Macomer. Okay? E purtroppo ha problemi di salute, non è potuto venire, giustamente anche lei fa parte dell'equipe con la sua professionalità, ed è giusto, insomma, menzionare. E poi volevo dire anche, ribadire il fatto che non è la funzione, non è solo nostra, perché noi facciamo parte anche, diciamo, siamo coordinati all'ufficio scolastico regionale, okay, dove il direttore è il dottor Francesco Feliziani, e nello specifico dell'ufficio 1 col dirigente Sergio Repetto, e siamo a sua volta proprio coordinati dalla, lo ribadisco, il coordinamento alto, insomma, dalla dottoressa Narita Vizzari dell'ufficio scolastico. Professoressa Larizza Vitali dell'ufficio scolastico regionale, questo ci tengo a dirlo, e che questo, certo, coordinamento non è solo della regione Sardegna, ma tutte le regioni d'Italia sono coordinate nello stesso modo. Mi raccomando, non dimenticate nessun nome, perché poi no, assolutamente potrebbe anche è giusto dire, perché ci vuole sempre una regia per coordinare il tutto. Assolutamente. Che siamo anche 5 donne. Sì, e questo ci dà, siamo fiere di essere 5 donne in una regione come la Sardegna, dove vige il matriarcato, certo. Non a caso siamo l'unica regione in cui siamo solo donne. Casualmente. Tecnologiche, certo. Casualmente, e quindi ci teniamo proprio a incentivare, a favorire e a spingere le ragazze nel mondo della tecnologia e di quelle che sono le materie STEM in generale, perché noi stesse siamo donne. E nella selezione c'erano anche domande di uomini, abbiamo battuto gli uomini, non è che sì, era un concorso riservato alle donne, assolutamente, non abbiamo avuto quote rose. Quindi per quanto di questo, parità di genere, zero questa volta. Questa nel volta senso, è andata a nostro favore, questo ci fa piacere. Certo, fa piacere anche a me, naturalmente, sconfiggere talvolta, qualche volta, e soprattutto l'uomo. Tornando a noi. Naturalmente voi siete impegnate sempre comunque ad apportare gli aggiornamenti a quelli che sono i docenti, però talvolta siete anche votati a fare conferenze e ad aggiornare quello che è il mondo scolastico. Ecco, come viene presa da parte degli alunni una vostra conferenza, un modo di aggiornare? Vedete che c'è la volontà da parte dei giovani, dei ragazzi, di coloro che stanno appunto studiando e sono impegnati
nella fase scolastica ad apprendere queste nuove tecnologie. Allora, scusa, faccio una premessa. Io è capitato proprio nella mia scuola. Bisticciate noi, no, assolutamente. Poi Caterina, prima di tutto, naturalmente non si può parlare sempre di tutti gli alunni e tutti i docenti, perché è una cosa volontaria, chi vuole lo fa, chi vuole lo fa. Innoviamo anche la scuola, non solamente il personale, abbiamo una funzione molto più ampia. Io faccio l'esperienza della mia scuola, ma penso che sia comune ad altre scuole. Noi stiamo cominciando proprio in questo modo innovativo a livello curricolare col biennio, e ci siamo resi conto da monitoraggio fatto con gli alunni che c'è proprio l'esigenza da parte degli alunni del triennio di innovarsi nel mondo del coding, quindi pensiero computazionale, coding, robotica. Ah. Abbiamo gli alunni proprio, abbiamo tanti alunni che hanno fatto delle richieste, apriremo le richieste, perché proprio ci rendiamo conto che non dico tutti, ma c'è sempre un numero maggiore di alunni che si vogliono formare, perché hanno capito che il futuro è legato anche alle nuove tecnologie, il loro futuro lavorativo in qualunque campo. Uno è un medico, ma deve conoscere nuove tecnologie per operare con la robotica, cose varie. Oppure uno vuol fare il commesso, ad esempio, che è un lavoro importantissimo, occorrono nuove tecnologie. Ormai le nuove tecnologie occorrono in tutti i campi economici, in tutti i campi del settore lavorativo. Io aggiungo che gli studenti, i ragazzi reagiscono sempre bene, nel senso che i ragazzi, quando sono stimolati, fanno le cose, lo fanno seriamente, cioè sì, lo fanno con una serietà incredibile. E io che insegno, tra l'altro insegno lettere, insegno latino, e quindi anche associare, abbiamo fatto delle applicazioni, delle app per l'Android di latino, quindi i ragazzi comunque sono stimolati, le lezioni di storia e di geografia con la realtà aumentata, con la realtà virtuale, tutta una serie di cose che comunque i ragazzi trovano stimolanti, si appassionano, provano anche loro a fare queste cose. Piace. E funziona, come ho detto anche prima, è inclusivo, perché lavorano insieme con i ragazzi che hanno magari delle certificazioni e si ritrovano a volte anche a fare delle cose. Proprio quel ragazzo che sembrava deboluccio in una lezione tradizionale diventa invece protagonista in una lezione di questo tipo. Certo, e allora proprio parlando di realtà aumentata, realtà virtuale, vi chiedo, i viaggi scolastici possono essere sostituiti dalla realtà virtuale? No. Un viaggio è un viaggio, ci sono quelle relazioni umane che la realtà virtuale non ti può dare. Certo, ecco, quindi spieghiamo perché si completano. Noi facciamo anche per esempio dei tour virtuali. Cioè, i tour virtuali, proprio per parlare con... Abbiamo creato per esempio un tour nei luoghi dei martiri turritani, di Porto Torres, e quindi lì si può unire al viaggio reale, diciamo così, sì, alla visita reale, certo, del luogo, una realtà aumentata, una realtà virtuale che spieghi ulteriormente anche per esempio con spiegare in diverse lingue, per esempio, certo, parlo del linguistico nel caso della nostra scuola del liceo di Porto Torres, e quindi aggiungere, diciamo, della realtà aumentata in quello che potrebbe essere un viaggio turistico reale negli ambienti, per esempio. Io aggiungerei da io, questa è stata una mia provocazione, certamente, ma perché si parla di tanto di virtuale, di viaggi. Naturalmente sono cose che io mi piace punzecchiare. Naturalmente, se c'è un qualcosa di molto tecnologico e soprattutto che ha anticipato questo mondo digitale, mi rivolgo al linguistico, anche perché quando c'erano gli insegnamenti della lingua, prima si usava le cosiddette apparecchiature, registrazioni, per sentire come si conversava, il dialogo, sentire la fonetica di come la pronuncia. È vero o no? È verissimo, mi stai dando proprio la giusta. Avevo bisogno. Bisogna specificare una cosa, cioè, certo, quando noi parliamo di mondo virtuale, mondo realtà aumentata, nuove tecnologie, noi non stiamo parlando del contenuto, cioè queste nuove tecnologie sono solo un mezzo per raggiungere il nostro fine. Quindi io, insegnante, non è che entro in classe e dico: ragazzi, oggi facciamo una cosa con la realtà aumentata, facciamo il presente in inglese. Non posso fare una cosa del genere. L'attività deve essere strutturata
a monte e io devo decidere quale sarà il mio strumento tecnologico da applicare in quella determinata situazione per ottenere quel determinato risultato. Certo. Non è che la tecnologia mi risolverà tutti i problemi. Assolutamente, ne siamo più che convinti, però la tecnologia ti dà quelle no, persone. Non sostituisce. Assolutamente, assolutamente. Però agevola. Lo completa, diciamo, agevola. Assolutamente. È uno strumento potentissimo. Basta pensare a quello che può dare un cellulare, un computer ormai. E a proposito di cellulare, torniamo a noi, proprio in virtù di quelli che sono gli smartphone di oggi, che sono computer portatili e tascabili. Si parla tanto, posso? Sì, ok. Ieri ricorreva la giornata del bullismo, del cyberbullismo. Ecco, voi come equipe, quando fate le vostre conferenze, portate aggiornamenti, avete mai intrattenuto, diciamo, discorsi che riguardavano questa specificità? Questo è importante. Sì. Vanno educati gli alunni. Questo è, come tutti i miei, questo è un mezzo potentissimo, deve saperlo usare, quindi va educato ad usarlo in modo consapevole. Vanno anche indicati i rischi, perché i rischi ci sono. I rischi ci sono anche se vado in bicicletta. Devo essere educata ad andare in bici o andare ma in moto, a usare una macchina. C'è anche proprio la cittadinanza digitale, quindi noi facciamo anche tutti i nostri corsi, tutti i corsi che noi facciamo anche per i docenti, hanno una parte legata alla cittadinanza digitale, quindi prevenire l'uso consapevole del cyberbullismo, fare un uso consapevole dei social, dei media, delle tecnologie del certo. web e così via. Quindi questo è sicuramente uno degli aspetti importanti. A me mi ispira un'altra domanda, la professoressa di lettere, perché la professoressa di lettere tratta la nostra lingua, l'italiano, e allora naturalmente l'esplosione del social, e parlo dei social più comuni, tipo il Facebook e della situazione, ormai ci si scatena. Dietro la tastiera si nascondono quelli che sono i maghi, così chiamati da tastiera. Talvolta se ne leggono di castronerie, eh? Professoressa? Purtroppo sì. quando una professoressa di lettere vede determinate frasi, vocaboli così tirati, cosa pensa di questa tecnologia un po' troppo avanzata? No, io penso che non è un problema della tecnologia. Sì, no, ma dico dell'uso esatto, sì. Esatto. E quindi che diventa... noi dobbiamo, il nostro compito è anche quello, educare. Cioè, dobbiamo educare i nostri ragazzi. Intanto loro usano gli smartphone. Non possiamo proibirli, perché non ci riusciremo mai a proibirli, quindi quello che ci rimane da fare è insegnare loro a utilizzarli in maniera consapevole e in maniera utile. Quindi questo è quello che facciamo. E tra l'altro nel Piano Nazionale Scuola Digitale è previsto il BIOD, cioè la possibilità, questa è una cruna, BIOD. Bring your own device, cioè porta il tuo strumento tecnologico con te. E allora ti chiedo, carissima professoressa, naturalmente di italiano e di inglese, è, diciamo, accettato il telefono per uso del vocabolario inglese durante un compito in classe? Dipende dall'attività. No, un compito in classe di inglese. Cioè non può essere... Anziché portarmi il mio dizionario cartaceo, sfrutto quello che è lo smartphone e quindi mi butto in rete per cercare. Dipende da cosa voglio verificare. Se io ti ho dato da studiare 100 parole, devo vedere se sai quelle 100 parole, non puoi usare né il dizionario di carta né quello di informatico. Dipende sempre da cosa voglio ottenere. Per esempio, se tu permetti l'uso dello smartphone nella tua lezione. Facciamo i test con lo smartphone. Ecco, cioè alcuni test, il compito in classe tradizionale, anziché essere fatto su carta, viene fatto su un modulo di Google, dove i ragazzi devono mettere le crocette, i pallini in questo caso, su Google sì e addirittura no. alla parole, ho anche scelta multipla o anche una parola soltanto. Sì. E alla fine, appena loro consegnano il compito in classe, hanno la correzione certo, seduta stante e anche certamente. Il test già corretto. Assolutamente. E la valutazione. Si fa. Io l'abbiamo fatto, questo sperimentato, alle professionali.
Quindi non è per dire solo nelle scuole di elite dove i ragazzi hanno i super cellulari. No, l'abbiamo fatto alle professionali. Ma se avevamo tre cellulari in tutta la classe facevamo a turno, però l'hanno fatto tutti con ottimi risultati. Avete visto quanta sveltezza, non ci sono più le quattro ore canoniche o le due ore di compito in classe. Ma io intendevo dire questo, cioè durante un compito in classe la professoressa autorizza l'uso dello smartphone per verificare ciò che magari l'alunno sta scrivendo e vorrebbe implementare quella che è la sua risposta in base magari a una domanda. Se l'attività lo consente, sì, certo, perché no? Assolutamente. Non è uno strumento, quindi non è né cattivo né buono. Che tempi, dobbiamo forse dire che un'altra tempi cosa. Che si stanno vivendo sono tempi felici. io penso che l'alunno in questa scuola moderna ci si deve trovare bene. Ma sì, è la sua scuola. È la sua scuola questa. Sì, questa noi non scuola. Pensiamo alla scuola, è la scuola nostra. Del domani. La scuola dell'oggi e del domani. Teniamo presente che l'alunno deve sapere usare anche il vocabolario, perché in assenza di questo c'è un problema, è scarico, devi saper usare tutti gli strumenti. Nonostante è normale. La tecnologia avanzata della professoressa di lettere un po' sarebbe anche meglio. Io non demonizzerei come fanno molte persone questo, perché è un formatore anche, certo. ti informa su corsi, ti informa su innovazioni. L'alunno deve imparare, o l'insegnante gli deve insegnare, a saper selezionare. Certo. È potentissimo, tu ti puoi collegare anche, ad esempio come nel caso di questi corsi che noi abbiamo lanciato, siamo riusciti ad avere il pienone in pochissimo tempo perché grazie ai social, grazie alla nuova tecnologia, l'abbiamo diffuso. Assolutamente. E in tempi reali, in pochissime ore i docenti anche più lontani sono riusciti hanno conosciuto il corso, hanno potuto capire di cosa si trattava e si sono immediatamente iscritti, e noi in tempo reale abbiamo avuto il riscontro del numero di persone, della tipologia di docenti che si sono iscritti. Una cosa che diversi anni fa era impossibile. Assolutamente. Ci voleva un sacco di tempo, risorse, così. Quindi io tornerei a questo e direi questo è importante, perché se io voglio, io posso vedere il sole in mano, un atomo in mano, cioè posso avere una realtà che è quasi impossibile da immaginare, da vedere, la posso vedere in modo virtuale, in modo non reale, però posso vedere ciò che studio. Non uno studio mnemonico. Io sono convinta, certo, sì, perché io non sono, nel senso che non è che cancello con un colpo di spugna il passato, è il passato proiettato al futuro. Dobbiamo adeguarsi a quelle che sono i ritmi dei nuovi alunni, delle nuove generazioni. Sta parlando con uno che le tecnologie mi piace. Questo è importante. Sono sempre votato. L'alunno deve saper leggere e fare di conto, e questo è fondamentale. Assolutamente. Quali sono i prossimi progetti, il vostro cammino per continuare quelle che sono le vostre progettualità? Adesso nell'immediato prossimo, abbiamo proprio ricevuto la settimana scorsa un sollecito addirittura dal ministero. Quindi, in cui ci chiedono il sollecito cosa significa? Oh, sbrigatevi. Collaborate. Sì, ci sollecitano a collaborare con le scuole per il SID, cioè Safer Internet Day, che si collega appunto al discorso del cyberbullismo che hai fatto poco fa. Perché il Safer Internet Day è una giornata della consapevolezza dei rischi di internet. Cioè, dei rischi e delle potenzialità. Quindi tutte le scuole sono invitate a contribuire a questo Safer Internet Day portando dei nuovi prodotti, che possono essere dei lavori che fanno i ragazzi in classe, oppure anche dei corsi di aggiornamento per i docenti o anche per i genitori. E noi siamo state, diciamo, sollecitate a offrire il nostro aiuto alle scuole e il nostro supporto. Infatti, se qualcuno ci sta guardando e ancora non ci ha contattato e desidera farlo, fatelo assolutamente. A proposito, dove vi deve contattare? Tramite, diciamo, il proprio dirigente scolastico riesce a trovare l'indirizzo preciso per contattarvi, oppure avete già abbiamo il sito dell'equipe Sardegna, abbiamo anche una mail che è equipe @gmail.com. ci possono contattare, quindi inviarci una mail, possono contattarci tramite la USR attraverso la professoressa Narita Vizzari, e insomma, quindi i modi ci sono tutti. Abbiamo il blog PNSDSAR
www.wix e nel blog ci sono, insomma, ci presentiamo, ci presentiamo l'offerta, presentiamo la nostra offerta formativa, chi siamo e come collaboriamo. E comunque l'USR ha mandato una circolare a tutte le scuole dicendo come possiamo essere contattate, quindi se controllano tra le vecchie email lo trovano sicuro. Non c'è scusa, non possono sviare. E se no fate il nostro nome, punto, cognome, chiocciolaistruzione.it, cioè simonetta.falchi, chiocciolaistruzione.it, costantina.cosu, chiocciolaistruzione.it, alessia.cocco, chiocciolaistruzione.it, caterina.org, chiocciolaistruzione.it, come per tutti gli insegnanti. Ci ritrovate. Si vede che ha studiato a memoria. Siamo brave. Oppure ci potete contattare anche nelle scuole, basta telefonare alle nostre scuole, Pellegrini e di Porto San Pellegrino. Liceo di Porto Torre, Paglietti, scusate. Certo. Io sono al Pellegrini di Sassari. L'Istituto di Studi Superiori, al Liceo Scientifico di Alghero. Benissimo, quindi... Con Caterina Cocco. Alessia Cocco e Alessia Satta Cocco, di Macomer. Satta di Macomer, sì. Ma... mi devo comportare io da insegnante, basta ragazzi. Abbiamo grazie studiato e ci teniamo a farlo vedere. Allora, io ringrazio le tre insegnanti che oggi hanno partecipato in questa chiacchierata insieme a me. Naturalmente ho parlato con Costantina Cosu, insegnante di... Io sono una biologa, insegno scienze e chimica. All'istituto insegnavo, visto che quest'anno adesso, per un paio di anni siamo esonerati dall'insegnamento, all'istituto, come ha detto Caterina scientifico Pocanzi. Enrico Fermi di Alghero, Simonetta Falchi di Sassari, prego, al Pellegrini e naturalmente Caterina Ortu, naturalmente lei è di Siniscola ma insegna a Porto Torres, al liceo classico, no, liceo scientifico linguistico e sportivo di Porto Torres, in scuola dell'istituto di istruzione superiore Paglietti. Bene, allora vi ringrazio della vostra partecipazione, ringrazio voi che ci avete seguito sino ad ora, naturalmente vi ricordo che questa trasmissione sarà replicata alle 15.30 e poi riproposta alle 21, naturalmente sarà anche postata sui canali social di Catalan TV e naturalmente si tratta di tecnologia moderna e naturalmente vi ringrazio per l'ascolto e vi lascio in compagnia dei programmi di Catalan TV. È tutto anche per oggi, arrivederci. Grazie. Grazie.